Ci qua al consueto appuntamento che Marco ci avviciniamo quasi all'anno di questa finestra dedicata a questo maledetto virus che speriamo di interrompere la, la, la trasmissione perché così vorrebbe dire che il virus se n'è andato, ma mi sembra che ne avremo ancora per un po'. Cosa dici? Ciao Marco, intanto grazie per la linea. Beh, sì, non vorrei veramente festeggiare questo anniversario assolutamente. Eh, lo abbiamo già accennato qualche volta, si sta avvicinando questo giorno, era marzo, era, eravamo intorno al 15-20 di marzo quindi abbiamo ancora tempo e quindi eh, no? <ride> teniamolo lontano quel, quell'anniversario fatto, fatto sta che i dati sono sempre agrodolci, ovvero sia ci sono anche oggi possiamo dirlo, adesso lo vedremo insieme ampi, discreti, margini di miglioramento giorno dopo giorno come trend, ma ci sono sempre alcuni dati che, eh, nonostante i lockdown parziali, le zone rosse, arancioni, gialle, eccetera, eh, dovrebbero regalarci una, una situazione più, più rosea, più interessante, più libertina, ecco diciamo così. E andiamo a vedere un po' insieme, Marco, questi dati. Che eh, li raccogliamo insieme, come sempre, partendo da quelli della Protezione Civile, che vedono oggi 19.256 nuovi guariti, eh, coloro i quali sono risultati finalmente per loro eh, negativi al tampone. Un dato quindi che eh, non ha nulla di, di valore di record, però, noi partiamo con questo: è un dato abbastanza interessante. Altri dati che ci permettono di, di, di tirare il fiato sono l'abbassamento, ad esempio, degli attualmente positivi. Oggi, eh, col grafico 00 lo vediamo insieme, oggi abbiamo 482.417 attualmente positivi in tutta Italia, cioè attualmente sono le persone testate con il tampone e risultate positive e, ehm, in, o in attesa che la... Malattia faccia il suo corso e quindi può essere testate per diventare negativizzate, oppure già testate ma ancora confermate come positive. Il grafico 00 ci fa vedere questo però andamento in leggera e lenta discesa. Il grafico 0.1 invece, come sempre, raccoglie i dati giorno dopo giorno dei nuovi tamponi trovati positivi nelle 24 ore. Oggi sono 10.593, un numero che come si vede lì dagli histogrammi dall in rosso è leggermente più alto di ieri. Ieri era lunedì e sappiamo che è il dato più basso della settimana, quindi cresce leggermente, ma se andiamo a vedere il grafico 2, 0.2, capiamo che è un dato che non ci dovrebbe più di tanto spaventare, nonostante siano sempre tanti i nuovi tamponi trovati giornalieri. Non ci spaventa perché vediamo che oggi sono saliti di molto i tamponi, 257.034 tamponi molecolari più antigenici. I classici molecolari cui avevamo abituato fino a due settimane fa sono 125.055, che sono tra l'altro quelli eh, più affidabili, più attendibili come risultato. Andiamo a vedere il grafico 3 che fa il rapporto dei due dati che abbiamo appena detto. E abbiamo un 4,1%, lo vediamo lì un dato in discesa rispetto a ieri, ma è proprio anche il più basso da quando è iniziato eh, il calcolo dei tamponi totali, comprendendo anche gli antigenici. Quindi, questo è il bicchiere mezzo pieno di oggi e ci fa piacere sottolinearlo. Il bicchiere mezzo vuoto, cioè la nota dolente, arriva subito dopo, eccolo qua, grafico 04, e parliamo di deceduti. Torniamo nettamente sopra quota 500, purtroppo come dicessi nelle 24 ore. Oggi abbiamo 541 eh, morti causa Covid, eh, un numero che, eh, ripeto, sale, sale notevolmente perché è il dato più alto negli ultimi 8 giorni, addirittura. Dobbiamo raggiungere il 19 di, ehm, di eh, ovvero sì, una settimana fa, per vedere un dato, un dato simile. Andiamo a vedere il dato invece delle terapie intensive, grafico 5 Marco, il grafico 5 ci dice che oggi il, eh, il saldo è eh, interessante nel senso che è propositivo, ci cioè sono 49 posti letto in meno rispetto a ieri, ieri e l'altro ieri erano in salita come, come valori e invece oggi scendono appunto. Andiamo a vedere il grafico 6 per vedere l'andamento dall'inizio della pandemia, lo vediamo sulla destra abbiamo un totale, di 2.372 attualmente ricoverati in terapia intensiva, un andamento di questo grafico che si vede che è praticamente orizzontale, leggermente in discesa, ma è proprio in maniera percettibile. E questo è di nuovo il bicchiere mezzo vuoto. Anche perché se andiamo a vedere il grafico 7, la tabella 7, vediamo anche perché. Perché nonostante ci sia una decrescita dei posti letto occupati, meno 49 l'abbiamo detto prima, ci sono ben 162 ingressi nelle ultime 24 ore. Ripeto, stiamo parlando di terapie intensive. Infatti, guardando il grafico 8, questi 162 dimostrano che siamo di nuovo tornati al, al valore del 23 di gennaio. Comunque siamo eh, costanti in un valore medio eh, che non dà segni di discesa, come abbiamo visto anche dalla grafica prima. Ripeto, la terapia intensiva è il termometro più importante, al di là dei tamponi che vengono eseguiti, eh, perché è lo stadio più grave della malattia, prima naturalmente di un eventuale decesso che non auguriamo mai, però è la situazione più eh, intensa per il paziente che ha il Covid, che sta vivendo la malattia, ma anche per gli ospedali e gli operatori sanitari che devono appunto accudire i malati in terapia intensiva. Per quanto riguarda invece grafico 9, i ricoverati con sintomi oggi in, in eh, Italia abbiamo 21.355 persone ricoverate, 69 in meno, come si può leggere sulla destra, 69 in meno rispetto a ieri, quindi un dato anche lì lentissimamente in discesa. Questo è un po' la situazione per quanto riguarda l'Italia. Per quanto riguarda invece la Liguria, Marco, andiamo a vedere il grafico la tabella 40. Riassume un po' i dati della nostra regione, come sempre la raffrontiamo il dato di oggi con quello di ieri e dell'altro ieri. I totali salgono in vigore di 271 nuovi tamponi positivi, e abbiamo però una discesa per quanto riguarda gli attualmente positivi in tutta la regione: sono 4.417, 121 in meno rispetto alla giornata di ieri. I decessi eh, salgono un po', negli ultimi tre giorni il dato più eh, pesante sono 17. I ricoverati scendono invece, attualmente i ricoverati in Liguria sono 682, 7 in meno rispetto a ieri. Scende anche la terapia intensiva, anche se di poco. Comunque torniamo al valore di 65, 2 in meno rispetto a ieri. Abbiamo un numero importante di test effettuati, cioè di, di mh, eh, sierologici e antigenici. Eh, scusatemi, molecolari e antigenici. Come test eseguiti nelle ultime 24 ore sono 7356, ben 4364 in più rispetto a ieri. Questo perché lo sappiamo, eh, il lunedì e la domenica sono i, i giorni che non registrano eh, test dei laboratori privati. E quindi al martedì si eh, trovano tutti quelli che dovevano essere, eh, diciamo, elaborati nelle, nelle 48 ore. Guardando il grafico 41, vediamo appunto l'andamento di attualmente positivi in Liguria. Come abbiamo visto, quello italiano, anche quello ligure, dà un cenno di discesa, anzi, forse quello ligure è più marcata come discesa rispetto al valore medio italiano. E quindi, nel nostro piccolo possiamo vedere il bicchiere in questo caso mezzo pieno. Andiamo a vedere anche il valore della nostra ASL4 di competenza. La nostra ASL4 registra 13 nuovi casi di positività e soprattutto registra un leggero caso galo di ricoverati. Abbiamo 45 persone ricoverate nella nostra ASL di competenza, l'ASL 4, con 4, 9, ben 9, ben, o solo 9, io, io, io preferisco dire ben, perché vorrei vedere 0 come valore, comunque 9 sono i ricoverati in terapia intensiva in tutto, il nell'ospedale di Sestri eh, Levante. Per quanto riguarda i... Ehm, Vaccini Marco, andiamo a vedere la tabella 30. La tabella 30 riassume il valore aggiornato oggi di delle persone delle somministrazioni. Attenzione, stiamo parlando di somministrazione, cioè di dosi somministrate a persone. E cosa vuol dire? Lo sottolineo perché. Intanto, il valore, 1.490.821 dosi somministrate, cosa vuol dire che però non sono 1.490.000 e passa persone eh, vaccinate, sono un po' meno perché ormai da una settimana abbiamo ehm, eh, iniziato a vaccinare il, coloro i quali sono eh, qui, già stati vaccinati col primo turno, diciamo perché la eh, Pfizer prevede il richiamo dopo tre settimane dalla prima somministrazione, quindi avendo anche un non elevato numero di eh, vaccini a disposizione, vengono esclusivamente testati, eh, scusate, vaccinati e richiamati coloro i quali erano già stati vaccinati. In Liguria, lo vedete lì sottolineato in piccolo, sono 41.230 le dosi somministrate, pari al 62,6% di quelle a disposizione messe a disposizione. Tra l'altro la Liguria vedrà un, un arrivo di oltre 11.000 nuove dosi per la giornata di domani. Stiamo parlando appunto di vaccini. Domande Marco? No, no, ok. Allora andiamo a vedere. La tabella numero 20, non lo facciamo spesso, ma oggi lo volevo portare alla vostra attenzione, i dati sempre relativi al coronavirus a livello mondiale. Eh, oggi abbiamo il primo paese, ed è sempre stato lui, il primo paese più, con, con numero assoluto maggiore di eh, totali e di anche eh, decessi, che, è, che sono gli Stati Uniti d'America. Pensate, negli ultimi 24 ore è cresciuto il numero dei eh, tamponi positivi di 147.254 e di ben 1.758 nuovi decessi in tutti gli Stati Uniti d'America. Segue l'India, che l'India è un paese un po' particolare a livello numerico perché ci sono eh, giorni che registra numeri molto molto bassi. Eh, oggi ad esempio è un numero molto basso dei decessi, ma è un numero... Eh, che comunque pesa a livello totale, seguito dal Brasile, dalla Russia che non fornisce come il Brasile, non forniscono i numeri relativi ai vaccinati, alle dosi vaccini somministrate e ha un numero molto elevato, abbastanza elevato, diciamo, anche se forse non corretto al 100% visto la grandezza della dello Stato russo, ehm, sta dell'ex dell Unione Sovietica, pari a 3.700.000 totali casi di positività. Poi abbiamo la Gran Bretagna e la Francia, sono i paesi più colpiti dopo appunto Stati Uniti d'America, India, Brasile e Russia. Stiamo parlando di un dato mondiale, quindi fa abbastanza pensare la cosa, nel senso che l'Europa, neanche a dirsi, è ancora molto interessata dalla pandemia, dai numeri di pandemia. Lo sappiamo tra l'altro che ci sono delle varianti del virus, del SARS-CoV-2, eh, la più conosciuta tra le nuove varianti è quella inglese, quella un po' più sconosciuta, ma che purtroppo tra le altre cose è già arrivata anche in Italia. Nelle ultime 24-48 ore è già stato isolato un paio di, sono un paio di, di persone infette da questa variante brasiliana. Eh, di sicuro sappiamo che la variante inglese ha un grado di eh, contagio maggiore, quindi è più facile contrarre il virus di quella variante. Si leggono primi studi su questa variante che riguardano anche la letalità di, questo, di questa variante, staremo a vedere se è così oppure no. Speriamo solo che coloro i quali vengono individuati, vengono individuati per tempo e vengono isolati prima che possano contagiare altre persone. In tutto il mondo ma anche anche da noi in italia questo è un po il quadro anche del resto del mondo per poi focalizzarci su un dato che è quello europeo anche perché e ci aiuta la grafica 16 marco anche perché con questa grafica lo, lo riassumiamo proprio nella giornata di ehm, di ieri è uscito un ehm, Diciamo, un, una specie di DPCM, comunque una linea guida della Comunità Europea, ehm, che individua non, non solo gli stati, ma anche le regioni all'interno degli stati che hanno più probabilità e mh, di, eh, più densità di nuovi contagi. Eh, ha, è una bozza, lo diciamo subito, questa, questa piantina, l'ufficiale uscirà fra pochi giorni, però. Indica che ad esempio l'Emilia-Romagna, come si può vedere, il Veneto, il Friuli-Venezia-Giulia, la provincia autonoma di Bolzano siano molto eh, interessate dal contagio, oltre a molte altre vedete, regioni di altri paesi europei. E infatti sono stati colorati di colore rosso scuro, rosso intenso. E questo implicherebbe, secondo le linee guida dettate dalla Comunità europea, una quarantena di. Eh, almeno eh, di fino a scusate, 14 giorni e il doversi sottoporsi al test se appunto le persone arrivano o partono da quelle aree, da quelle regioni. Quindi sono indicazioni ancora di massima, ma che l'Unione Europea vuole inserire come obbligatorie. Per ora sono indicazioni, quindi eh, sono quindi restrizioni della naturalmente libertà individuale riprese. Questa volta non dai singoli stati, ma proprio dall'Unione Europea. Cosa vuol dire? Se un cittadino emiliano vuole andare in eh, Irlanda, per esempio, cioè da zona rosso scuro a zona rosso scuro, eh, lo si potrà fare, ma con un tampone eh, alla partenza, un tampone all'arrivo e una quarantena di 14 giorni. Questo è quello che eh, si indica nelle linee guida. E come si legge, le linee guida indicano che i casi di 100 per 100.000 abitanti superiori a 500 diventi, indicano, indicano quindi la regione in rosso scuro, fra 150 e 499 in arancione, fra 26 e 149 casi per 100.000 abitanti in giallo, fra 0 e 25, che è un, ad esempio una eh, provincia della Grecia, come si può vedere in verde, è il caso più tranquillo, meno pericoloso. Comunque poi ci avremo modo di affrontare anche questo tipo di dettaglio al, a livello europeo come linea guida. Domande Marco? No, ho finito quindi. Sì, prima di salutarci do resoconto giusto velocemente del dato di Chiavari per quanto riguarda i contagiati, oggi abbiamo 30 attualmente positivi a Chiavari cala di 5 perché ci sono 5 guariti e nessun nuovo Positivo, quindi sono interessanti notizie che arrivano almeno da Chiavari. Sono due le persone di questi 30, sono due gli ospedalizzati. Detto questo, non mi resta altro che augurarvi intanto buona serata, buon martedì sera. Grazie a te Marco per eh, lo spazio e naturalmente il tutto è rimandato sempre qui su Sant'Ela TV a giovedì sera alle 20. Grazie.